time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stitch is gone. Chi mi conosce direbbe una, nessuna e centomila, perché ho tante passioni che spesso si intrecciano con il mio lavoro. Sono una giornalista e da quasi 20 anni mi occupo di ufficio stampa per la pubblica amministrazione. Sono appassionata di enogastronomia, questo sin da bambina in particolare. Sono stata immersa per abitudini familiari nel magico mondo del vino, finché ad un certo punto ho deciso di studiarlo, approfondirlo e oggi lo insegno. Sono responsabile comunicazione di iniziative come il Vin Italy per la mia regione e l'ho messo anche su carta. Verso del vino, verso di vino, innanzitutto è un libro scritto a quattro mani con il mio collega e amico Ottavio Costa. È lui il vero scrittore della situazione, ed è lui che qualche anno fa, conoscendo appunto la mia passione per il vino, mi ha spinto ad intraprendere con lui questo progetto. Noi la definiamo un'antologia etilica. Di libri sul vino ce ne sono tanti, soprattutto di carattere tecnico. Questo è invece un libro dove gli abbinamenti diversi sono appunto diversi, nel senso che sono spinta di volta in volta da suggestioni che mi ispirano, degli scritti, dei componimenti da Catullo fino ai giorni nostri, che sono stati selezionati da Ottavio, che di volta in volta mi ricordano un vino, un territorio, un particolare produttore che ho conosciuto nel corso della mia esperienza, e di conseguenza suggerisco al lettore un abbinamento per sensazioni. Per me la scrittura è vita, innanzitutto perché è parte fondamentale del mio lavoro, essendo io una giornalista. E, quando parlo di scrittura, io però mi riferisco alla scrittura, quella a penna o a matita su un foglio di carta, quella alla quale ormai non siamo più abituati in questo mondo di fluidità e di digitale che imperversa. È la scrittura a penna, appunto, che lascia veramente una traccia di noi, di quello che siamo, delle nostre esperienze, delle nostre emozioni. Ovviamente c'è scrittura e scrittura. Io per la prima volta con questo libro mi sono cimentata in una scrittura, diciamo così, letteraria, ma è vero che la scrittura alla quale sono abituata, quella giornalistica, è tutt'altro genere, tutt'altra cosa, ma è pur sempre scrittura. E appunto ringrazio questo libro e soprattutto Ottavio, che mi ha permesso di confrontare con un altro modo di vivere, di scrivere e di raccontare me stessa e le mie passioni.